Presidente, citava poco fa Via Nazionale qui a Roma, proprio da lì comincia il giro della nostra Cristina Conforti per raccontarci queste chiusure troppe di negozi nella capitale. Vediamo. Percorrendo Via Nazionale una sfilza di negozi chiusi, davvero impressionante. Il centro di Roma sta cambiando volto, come è potuto accadere? Qui il cambiamento principale lo ha determinato il Covid, però il problema molto grave è che questi negozi non riaprono. Qui adesso ci stanno in totale circa 40-45 negozi chiusi e Via Nazionale sicuramente rappresenta uno dei principali problemi del centro storico. Purtroppo qui abbiamo corsia preferenziale a sinistra, corsia preferenziale a destra, ZTL, mancano i parcheggi, quindi alla fine i romani ovviamente si stufano e vanno in altre zone. Un altro problema grave è che qui a Monti, per dire, ma anche un po' in tutto il centro storico, sono proliferati i bed and breakfast, quindi mancano i residenti. Affitti troppo alti, viabilità complicata e spopolamento del centro storico. Queste le cause principali di un fenomeno che sembra drammaticamente irreversibile. Qui poi tra l'altro gli affitti continuano a essere molto alti. Ecco, il problema degli affitti, volevo capire, di che cifre si parla? Non so, un negozio di 100 metri quadri si chiedono ancora i 12-15 mila euro circa. Il comune, per dire, potrebbe anche cercare di detassare in qualche modo. Stanno, chiudendo i negozi storici, che in questa fase andrebbero difesi e protetti, e invece stanno rimanendo soltanto le multinazionali. Si è pensato a magari aprire negli ultimi 20 anni centri commerciali, che per carità ci volevano, e si è trascurato il centro storico. Un panorama desolante che, oltre al danno economico, rischia di cambiare per sempre il volto delle nostre città. Muovendoci nel centro di Roma, troviamo in effetti decine di attività chiuse e in stato di abbandono, anche nei dintorni di Piazza di Spagna e persino su Via Veneto, simbolo della storica dolcevita romana. Lei sta qui da tanti anni? 45. Non l'ha mai vista così Via Veneto? Tutto quello che hanno fatto l'hanno fatto per farla peggiorare. Viabilità, gestione della strada, puliscono i marciapiedi una volta a settimana, gli alberi l'hanno potati dopo 5 anni, permettono di tenere dei palazzi chiusi, che altro vuole di più?